Vegliate, state fermi nella fede, comportatevi virilmente, siate forti. Tutte le cose che fate, fatele con amore. Paolo scrive a Corinzi una lettera nella quale esprime il suo affetto verso la Chiesa ed il desiderio di vedere i suoi membri presto. Intanto, invita la Chiesa a vegliare e restare ferma nella fede. L'invito a vegliare deve essere necessariamente legato al pericolo. Non ci sarebbe bisogno di vegliare se non ci fosse un pericolo. La Chiesa dei primi cristiani era ogni giorno minacciata da usanze religiose che negavano Gesù Cristo come il Messia ed il Salvatore. Paolo invita la Chiesa a restare ferma nella fede di Cristo. Anche oggi, come Chiesa cristiana, ci viene detto di vegliare. Ricordate il versetto di Matteo in cui ci viene chiesto di vegliare perché non sappiamo né l'ora né il giorno della seconda venuta di Cristo? Ma perché vegliare? Qual è il pericolo che il popolo di Dio corre? È lo stesso pericolo che correva anche la Chiesa primitiva, ossia quello di confondersi tra le tante idee e non riconoscere Gesù come personale salvatore. Oggi abbiamo tantissime distrazioni. Niente di quello che ci allontana da Dio dovrebbe occupare il nostro tempo e le nostre menti. L'amore con il quale trattiamo l'altro dovrebbe essere il nostro obiettivo quotidiano. Nessun pensiero che ci farebbe vergognare in presenza del Signore dovrebbe occupare le nostre menti. Nessuna parola che non diremo in presenza di Dio dovrebbe uscire dalla nostra bocca. Nessuna azione che non faremo in presenza del Signore dovrebbe occupare il nostro tempo. Vegliamo, dunque, comportandoci con rettitudine di pensiero, di parola e di azione, avendo lo sguardo fisso verso il cielo. Solo in questo modo nessuno potrà distoglierci dalla fede in Cristo. Buona giornata.